già la parte del soundcheck nel pieno pomeriggio di Festival Show, è già uno spettacolo, già questo. Ma benvenuti, buonasera, ci siamo allora per questa nona tappa di Festival Show. Dunque il tour di Radio Birichin, Radio Bella e Monella prosegue inesorabile in queste 10 tappe. Oggi ci troviamo a Lovadina di Spresiano, in provincia di Treviso, siamo al centro Le Bandie e ci scommetto che sarà un'altra grande serata, l'insegna come sempre, no, della grande musica, di Festival Show, grandi ospiti, tra un po' ve li elenco, intanto divertitevi col nostro Aspettando Festival Show. Siamo saliti su una piattaforma ad oltre 20 metri di altezza, fantastico, per farvi godere di queste immagini. Alle mie spalle oggi abbiamo allestito una platea per i primissimi che arriveranno qui alle Bandie di Spresiano, in provincia di Treviso. Come vedete, certo, i primi che arriveranno si godranno lo spettacolo subito lì in prima fila, però c'è posto davvero per tutti, guardate che piazzale immenso che c'è qui. E poi verranno a vedere chi tutte queste persone. Si va da Roberto Vecchioni per la prima volta a Festival Show, Gli Stadio, Paolo Meneguzzi, Siria, ci sono davvero tanti tanti nomi con questo Festival Show che letteralmente va sempre più in alto, ancora più in alto, fin quando le nostre vertigini, mie e quelle di Flavio dietro la telecamera, Flavio, ce la facciamo? Sì, andiamo ancora più in alto, andiamo ad oltre 30 metri di freschezza, di musica con Festival Show. Alle mie spalle, come vedete, è in corso il soundcheck, cioè le prove che gli artisti usualmente nel pomeriggio di ogni tappa di Festival Show ovviamente accordano gli strumenti, provano le loro caldissime e stupende voci. Già molta gente che si accalca, non lo vedete spesso, ma lui è il nostro mitico regista Claudio Polotto. Buongiorno a tutti. Salve Claudio! E poi guardate quanta bella gente già che si accalca qui alle falde del nostro mega galattico palco di Festival Show. Sempre qui dal backstage di Festival Show a Spresiano vi rivelo una curiosità tecnica. Noi non ci colleghiamo a nessuna fonte energetica, no? Per tutta l'energia di cui ha bisogno Festival Show, ci serviamo, come vedete, di questi enormi container che contengono i gruppi elettrogeni che, pensate un po', scatenano fino a 450 kW. Insomma, un Festival Show che è davvero una potenza incredibile. Oh. Consiglio. Non giocate mai con l'elettricità, meglio godersi la musica, quella di Festival Show. Questa Aspettando Festival Show, pochi minuti e parte, tranquilli. Giusto per raccontarvi anche un'altra chicca di questa sera, la scuola media di Peseggia, che questa sera si esibirà sul palco di Festival Show. Loro, vedete, spazio quindi anche ai più piccoli, hanno scritto una canzone. Chiedo a lei, come si chiama questa canzone? Si intitola Il viaggio della vita. Bene, è un po' le vostre emozioni? Oh, Festival Show è un palco molto importante. Siamo molto emozionati, infatti, di salire in un palco di tale importanza ed esibirci davanti a migliaia di persone. Eh già, va bene, allora, cari ragazzi, facciamo un bel saluto a tutti gli amici che guardano Festival Show da casa! Ho il
fermento che c'è oggi qui nel backstage è una cosa incredibile, davvero. Da tutto lo staff, le modelle, i parrucchieri, tra un po' faremo anche incursione all'interno del trucco e parrucco. In questo momento è in corso anche la cosiddetta riunione di scaletta, dove tutto lo staff si mette d'accordo affinché tutto secondo per secondo vada secondo ovviamente copione. E poi sono importanti altre figure come gli assistenti di palco. Lui è un veterano a Festival Show. Presentati. Simone, ciao, sono assistente di palco, noi curiamo il coordinamento del palco, quindi gestiamo gli ingressi di tutti i cantanti, siamo gli invisibili di Festival Show perché lavoriamo dietro le quinte, proprio dietro le tende, strumenti, microfoni, balletti, tutto quanto passa per di noi, tra di noi insomma, quindi gestiamo tutte le uscite. Siete? Siamo in cinque, quindi io insieme ai miei collaboratori, e poi il bello è che ci divertiamo tanto a Festival Show. Grazie, grazie, buon lavoro, via! Sì, veramente, 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 basta l'ultima data. Allora, riprendo ancora la linea qui dal backstage. Sono in compagnia davvero piacevole di una persona che è davvero molto importante questa sera in questa location, perché è il presidente del gruppo Mosole, no, qui nel centro Le Bandie, Remo Mosole. Buonasera. Buonasera, signore. Allora, questo Festival Show qui, che emozione ci dà? Che emozione le dà piuttosto? Ma noi abbiamo proiettato questa località ancora 30 anni fa per fare i grandi eventi sportivi. Abbiamo fatto grandi eventi sportivi nel 2006, nel 2007, nel 2008 abbiamo fatto i campionati del mondo con 52.000 persone presenti, poi abbiamo fatto altri eventi musicali che non sto a fare i nomi per non fare pubblicità a nessuno, e questo Festival Show a me mi rende felice perché invito tutte le famiglie trevigiane, venete, da dove vengano, che gli piacciono la musica, non si paga il biglietto, e quando non si paga il biglietto per le famiglie vanno a casa la sera contente, perché quando le famiglie si presentano in 5, 6, 7, 8 come stasera e vanno a casa pienamente soddisfatti e trovano nell'organizzazione del Festival Show, che io ospito veramente sportivamente e con piacere il mio gruppo, e io incontento migliaia e migliaia di persone, e domani si va a produrre e lavorare tanto meglio. Questa è la mia teoria. Io rimango sempre allibito davvero dalla maestosità di questo palcoscenico enorme, ovviamente Festival Show no. Allora mi riavvicino nuovamente al nostro caro amico, collega della radio, Franco Ghirardello. Non ci hai mai presentato il tuo assistente, sappiamo che ne hai uno. Beh, io devo ringraziare e salutare Nicola Chemello, che è qui vicino a me, che ha una funzione ben specifica, vuole magari raccontarlo lui, immagino. Eccolo qua, ciao Nicola, qual è il tuo compito a Festival Show? Il mio compito, diciamo, è quello di accompagnare i cantanti finite le loro esibizioni alla postazione radio, dove apposita Franco intervisterà i vari cantanti. Bene, quindi lui te li trasporta, li accompagna dolcemente verso il track e poi ci pensi tu. Lui li teletrasporta, io sono pronto da buon capitano della radio a diffondere l'intervista a tutti gli amici di Birichina e Belle Monella. Eh già, perché Festival Show va sempre in diretta su Radio Belle Monella e in contemporanea su Radio Birichina. Grazie ragazzi, buon lavoro, ciao! Anche le location sono molto importanti per uno spettacolo come Festival Show. Guardate che lago maestoso alle mie spalle, insomma davvero una cornice suggestiva. Allora io mi riavventuro verso il backstage perché Festival Show tra pochi secondi sta per iniziare. Vado qui alla cassa crediti, mi scusi, posso entrare anch'io? Salve. Ma prego, si accomodi pure. Bene, bene, vado a godermi Festival Show, anche voi, restate lì, restate lì. Da qui parlo a bassa voce, non vi abbiamo mai mostrato la nostra regia televisiva mobile, interamente digitale. Vi mostriamo il nostro regista Claudio Polotto come lavora durante lo spettacolo di Festival Show. Molto molto bene, a questo punto Festival Show può iniziare, quindi rimanete lì perché dopo la pubblicità parte questa nona tappa da Spresiano in provincia di Treviso. Anche qua folto pubblico e ve lo presento, eccolo qua.